Nei corridoi, come già è accaduto nelle scorse ore, incontriamo tanti amici, colleghi, amici vecchi e amici nuovi e molti sconosciuti per venintv.it. E allora, tre persone, una già la conoscete, due no, invito loro a presentarsi per potersi, come dire, presentare formalmente al mondo del venning. Forza Alfonso! Signor Alfonso, responsabile vending San Carlo area 4 e 5. Qual è la tua opinione su questa edizione 2014 di Venditalia? Credo che comunque, come hai già detto tu prima, anticipo, cioè, comunque ci sono visto molto più affluenza rispetto all'ultima edizione del 2012. Non è la prima edizione per te, perché tu, io ti vedo spesso qui ogni due anni. Sì, questa è la quarta edizione che si fa qui su Milano, quindi comunque si va sempre incrementando, vedo il numero delle persone che sono presenti qui all'interno della fiera. Grazie, e ancora? Lorenzo Carbonari, e vai. E la mia impressione è positiva, credo che bisogna fare i complimenti a tutti gli espositori, a tutte le aziende, perché hanno, nonostante tutto, il coraggio di essere, oltre che innovativi, anche belli. Uso questo termine perché l'impatto che si ha è proprio quello della bellezza, degli stand, della cura, quindi nonostante ci siano delle risorse un po' più limitate, l'impegno e lo sforzo è notevole affinché ci sia un'accoglienza piena, un'accoglienza sicuramente bella, ecco. Ecco, e questo sforzo io noto è stato già sufficientemente premiato dai visitatori, perché oggi terzo giorno, c'è stata una vera e propria invasione di tutti quelli che sono i visitatori. Tantissimi visitatori, probabilmente molti più di quanti non ce ne siano stati in tutti e quattro i giorni della precedente edizione. Lorenzo, io passo da quest'altra parte con il tuo permesso per passare a un caro amico che è stato già intervistato dai miei microfoni in quel di Catania ben due anni fa, e che ha collaborato con uno dei numeri di Veni News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, Umberto Galli Zugari. Buongiorno Umberto. Buongiorno a voi, grazie ancora. Umberto, qual è la tua sensazione rispetto a questa edizione? Tu è un po' di tempo che manchi da questo territorio, ma sei con gli occhi puntati sulla distribuzione automatica e non a caso ti troviamo nei corridoi della fiera, delle fiere del vending. Il vending grande amore, vending principio di internazionalizzazione. Quello che ho notato in questi anni è un enorme sviluppo internazionale, un'attenzione verso l'estero. Io personalmente, come sai, vivo a Berlino, e l'opportunità di gestire sviluppi commerciali e professionali tra aziende italiane e mercati in fondo complessi o poco conosciuti come quelli nord europei lo sto riscontrando nel cuore delle aziende italiane, quindi grande capacità di rinnovarsi oltre che di innovarsi. Grazie Umberto, grazie Lorenzo. Noi allora continuiamo per andare in giro, incontrare altri amici e naturalmente scoprire altre novità della distribuzione automatica per questa edizione 2014, che si sta rivelando sempre più come la fiera delle fiere del vending. Amici, Fabio Russo continua insieme a Lorenzo Carbonari. Saluta pure lo... E viva il vending, andiamo avanti così, sempre positivi. Grazie, grazie mille. Noi procediamo.